La Juventus lascia i panni sontuosi di vecchia signora e si traveste da Befana per offrire al Cagliari un sacco pieno di regali, errori elementari dei suoi uomini più celebri, indugi incredibili negli attimi cruciali, una cronica incapacità di smarcamento, cronica nel senso di ricorrente oggi, da parte dei suoi famosi uomini gol. Da tutto questo sbuca fuori l'1-1 sul quale si chiude la partita, con tanti elogi ai rossoblù di Gustavo Giagnoli che rientrano alla base con un meritato pareggio. Nei primi vivacissimi 45 minuti la gara è a tratti avvincente. Zoff para al terzo minuto una staffilata di Pileggi. Tira fuori di poco Bettega al quarto dopo un pregevole scambio con Marocchino. Al 18° il gol bianconero, su tocco di Marocchino va via Tardelli che beffa malizia con un morbido esterno destro tanto abile quanto efficace. Sfiorano il raddoppio i bianconeri al 44°, secca sciabolata di Cabrini, bel rientro il suo e correzione improvvisa di Bettega che finisce al lato. All'11° della ripresa, scambio preciso, gentile Bettega, gentile, ma il tiro del terzino sfiora il palo. Subito dopo ecco l'errore di Scirea che consegna la palla a Marchetti, il centrocampista difende bene la palla, tenta la conclusione, recupera, poi serve Piras. Secco diagonale ed è 1-1.